Bippo, siamo qua, Bippo, e se accendi la tua radio tu ci ascolterai, resta con noi, Bippo, non cambiate, Bippo, tanta musica con gioia ti offriremo. 102 Bippo, è una grande garanzia, Bippo, siamo sempre noi di Radio I, siamo proprio noi di, siamo ancora noi di, sempre solo noi di Radio I. Ciao Gelato presenta Hello People. Conduce in studio Sara Priolo. Sara Priolo presente, buon venerdì 6 maggio 2022. Hello people. Victor people. Milvia Verna qui con noi come ogni venerdì, chiaramente. Buongiorno amica, buongiorno. Buongiorno Saretta. Il venerdì, questo venerdì come ci sono racconti, sono talmente stressata che ho pure truccato i pantaloni. Penso di essermi confusa, aver messo il blush sui pantaloni, ma tanto sono Harry che queste si confonde. Non me le posso sentire, però sì, no. Ecco. Tu devi fare pace con i miei trucchi. Chi sarà? Tu sei una ventenne, magari, anche io, però magari, io sono una ventenne con una figlia di 10 anni, una casa, un marito, una vita d'inferno. I miei trucchi faranno schifo, non saranno mai fighetti come una tuoi. Una ventenne con esperienza, però. Una ventenne con esperienza. Ecco, ti ringrazio per il complimento, però oggi, a proposito di argomenti, ce ne saranno tantissimi. Senti, piuttosto, ma leggevo, tipo che c'è stata una tormenta, non è successo niente. Com'è possibile? Non lo so, tutti a dire che a Palermo c'è una tormenta, alberi caduti, ma neanche i fiori in giardino mi sono... Ma forse appena l'hanno toccato per evitare proprio di avere un altro tormento. Ha parlato quella della macchia delle influencer su Facebook. Vabbè, comunque quanto pare questo è un weekend non granché, quel che dicono dal punto di vista meteorologico. Ma oggi però, cioè, sono pensierosa. Tormenta non granché. Sì, dicono che appunto non ci sia il sole, però noi ce lo godiamo finché possiamo. Ma il sole ce lo portiamo dentro. Intanto questo è il mio top e tu sei tutta nuda e io vedo che c'è un certo Ricky Rubacuori. Ciao Ricky, regia, che salutiamo. Riccardo Zerbo che mi dice una, mi ha dato una confidenza. C'è là? C'è una pausa con la quale iniziamo la puntata di oggi. Già seguiteci su Facebook, su in radio, in dub, sul sito, sulla nostra app. Diciamo gratuita. Dopo, state con noi. I consigli di Radio In. Ho deciso, da domani palestra. Però prima passa da Sport & Nutrition. Già fatto. Mi hanno consigliato i prodotti giusti per arrivare ad avere un fisico perfetto. E poi vedrai. Vedrai cosa? Sport & Nutrition, da anni leader nel settore, saprà consigliarti bene con la sua esperienza le migliori e personalizzate soluzioni. Se sei un appassionato di sport in generale o per il piacere di stare bene. Sport & Nutrition a Palermo in via Vincenzo Di Marco 35. Per saperne di più, sportnutritionsrl.it. Nutri il tuo benessere. È stato bellissimo, la cerimonia, la festa, gli invitati, ma soprattutto i tuoi sguardi così innamorati e così compiaciuti dell'abito che avevo scelto per il nostro giorno più bello. Grazie Colette per aver contribuito alla mia gioia. Da Colette, in un elegantissimo showroom, per lei gli ultimi trend e il glamour più classico, tra cui le creazioni della Pronovias, leader mondiale. Per lui, l'imbarazzo della scelta, tra le firme Pignatelli, Privé, Andrea Versali, Thomas Pina e Luigi Bianchi. Colette Sposi, da oltre 20 anni a Palermo, in Viale Strasburgo 81. E-Campus è l'università online vicina a te. Puoi scegliere tra 56 percorsi di laurea e hai lezioni, tutor ed esami, tutto online. Ora E-Campus è ancora più vicina a te. Non paghi la quota di iscrizione, ma solo la tassa annuale. E-Campus è anche a Palermo. Chiamalo 091 58 30 46. Futuroil, una grande novità per il tuo rifornimento. Futuroil, qualità, convenienza ed elevate prestazioni. Fai la differenza. Per il tuo rifornimento, scegli Futuroil. Che aspetti? Vienici a trovare. Futuroil, a Palermo in via Cesario 18. A Bagheria in via Papa Giovanni 23-2. A San Mauro Castelverde, strada provinciale 52, chilometro 20-950. E a Villalba Caltanissetta in via Piave 116. Sito internet futuroilsrl.com. Un PC portatile per lo smart working? Oh.
robot da cucina a mille usi, una splendida TV 4K o un frigorifero più grande, un nuovo smartphone o una bicicletta elettrica. Vorresti ciò di cui hai bisogno ma il tuo budget non basta? Semplice, vendi il tuo oro e risolvi il problema con Affari in Oro. Non rimandare più i tuoi desideri. Corri in uno degli 8 punti vendita di Affari in Oro e trasforma subito il tuo oro in contante. Quotalo, vendilo e regalati un desiderio. Semplice, no? Sai questi dove assaggi e provi, sperimenti e scegli? Dove l'oste ti accoglie con chiacchiere, bocconcini e musica? Dove non devi fidarti dell'esperto, perché l'esperto è il tuo palato? Dove provi per credere e gira che ti faccio gustare? E guarda, però con questo vino devi sentire questo formaggio? Esiste? Adesso sì! Retrobottega di Prezzemolo e Vitale, un enoluogo tutto per te, a Palermo in via La Farina 14. Se stai cercando un posto dove fare i tuoi acquisti, se non vuoi girare a lungo alla ricerca di un parcheggio, se vuoi acquistare a prezzi convenienti, scegli Centro Commerciale Guadagna, lo shopping center dedicato alla famiglia affacciato sul Parco del Loreto. Dal food all'elettronica, tanti negozi tutti insieme per darti il massimo in fatto di comodità, comfort, qualità e assortimento. A Palermo in via Villa Grazia 77. Per saperne di più, centroguadagna.com. Centro Guadagna, la famiglia al centro. Ciao amici di Facebook, buongiorno, grazie Ricky per questa canzone stupenda, perché volevo ascoltare Bruno Mars e lo state facendo in radio. E noi su Facebook abbiamo la nostra prima ospite, è una donna, diamo degli indizi. Anche è una donna, è una pittrice, è amica, è sorella di una mia cara amica, sì. E soprattutto è una viaggiatrice. Daniela Gargano. Daniela Gargano, che è dal 29 aprile in mostra a Palazzo Belmonteriso con una sua personale di... c'è gente che quando parte compra calamite, tu poi fai dipinti. Bravissima. La mostra si chiama Divenendo Terra e Mare, Paesaggi dell'Anima. È in mostra a Palazzo Riso dal 29 aprile al 29 di maggio. Guardare già la copertina mi dà serenità, anche perché il celeste è proprio, l'azzurro è uno dei miei colori preferiti. Sono i colori predominanti in realtà, sì, che sì. Vedrete se avrete insomma il piacere di visitarla. La mostra appunto è visitabile secondo gli orari di Palazzo Riso. Se andate sul sito di Palazzo Riso o anche sulle mie pagine Facebook, Daniela Gargano pittrice, e Instagram, trovate l'invito con gli orari e avete tutte le informazioni necessarie per visitare. Allora, tu l'hai regalata a tua sorella perché il 28 fa il compleanno, lo so, per chi lo fa il 28 aprile il compleanno, io lo so, tutto il mondo, è giornata nazionale, e quindi tu hai scelto quest'anno di fare questo regalo carino a tua sorella, che però non è qui perché anche lei è una viaggiatrice. E lei mi ha fatto questo regalo di essere qui oggi, grazie a lei. Ah, grazie tu a voi. Qui, no, lei sì, è fuori, sì. Palermo, noi ci conosciamo da tanto tempo, e mi ha detto mia sorella, io non sapevo che foste sorelle, cioè che avesse una sorella a questa mostra. Ho detto subito, Palazzo Riso non mi manda i comunicati, picchieremo l'addetto stampa, ma ho avuto la possibilità di scoprire, Sara, sono colori veramente belli, sì. Sono tratti morbidi ed c'è tanta gioia, sì. La cosa particolare di questa mostra, ora la racconteremo, facciamo le brave presentatrici, abbiamo tanto di testo rubato. Anche un'introduzione non l'abbiamo fatta in radio degli ospiti, quindi no, non abbiamo fatto l'introduzione. Dobbiamo. Ma adesso la facciamo in FM, e sono delle immagini che sono come delle polaroid, però tu torni a casa e che fai? Allora, io sempre vicina, sempre vicina. Sì, faccio tantissime foto. Ah, ecco. Poi torno a casa e faccio su tela, realizzo su tela una sintesi di queste foto e dei ricordi anche delle esperienze di viaggio, sia di paesaggi che di personaggi. Racconto in pittura ciò che ho vissuto, cerco di riviverle quanto è possibile l'emozione provata, nella speranza di farla vivere all'osservatore, a chi osserva poi il mio dipinto. Qui io vedo una ragazza dall'orecchino di perla. Bravissima. Sì, questa è una mia rivisitazione del famosissimo dipinto di Vermeer, Ragazzo all'orecchino di perle, chiaramente in chiave etnica. Stupenda. Questa è la copertina. Eccola dentro, all'interno della nostra diretta. Okay, eccola là. Sì, per i nostri amici. Entriamo in radio, 10 secondi, ringraziamenti di introduzione, risalutiamo Daniela. Oddio.
Bruno Mars con Skate ad aprire la puntata di oggi, venerdì 6 maggio 2022. La dolcezza a casa vostra tutte le volte che vorrete. Sapete, è molto facile ordinare dal sito ciaogelato.com oppure dall'app gratuita. Presentissimo anche su Facebook e su Instagram per leggere tutte le informazioni, ma anche le promo del periodo del mese. Quindi sintonizzatevi, ma siete già sintonizzati su Radio In, chiaramente? Sì, sono già sintonizzati, sono già in tanti. Noi presi come eravamo a festeggiare il nostro Mirko Ufo Valenti. Auguri! Regista non oggi, ecco, perché c'è il nostro Ricky Ruba cuori, ma è lì dietro le quinte. Abbiamo iniziato un po' così affrettato e non abbiamo fatto neanche la presentazione degli ospiti di questa puntata di venerdì 6 maggio. Siamo entrati a maggio, Sara. Benvenuti, maggio fatti caldissimo, coraggio. Caldissimo ma ventoso. Abbiamo già presentato la nostra amica Daniela Gargano, pittrice, con cui abbiamo già accennato la sua mostra, ma la puntata è movimentata. In studio ci sono già i Calandra e Calandra, che saranno con noi nella seconda parte, musica, con il loro nuovo cultura. Brano, il loro video, che stavolta ha fatto notare il nostro regista, dura 12 minuti, ragazzi. Ah, vabbè, dai, prossima vita regia. Vabbè, capito, un po' un mini film praticamente. Perfetto stile Calandra e Calandra, però noi li adoriamo. Questa volta non sei protagonista, la prossima sì. Ma effettivamente, dico, ma a me non c'era neanche la parte di un sasso, siccome è ambientato nel western, spaghetti western. Pistole. Ma io ad esempio, che dormo sempre, mi mettevate con un bel sombrero appoggiata a una staccionata che dormivo. Col piumone, però. Minigonne e tacchi, è piumone. Piumone, sì, nel far west, Dio, proprio perfetto, ma direi. Ma tu sai che per ora ho dovuto abbandonare il mio pleddino al collo abbracciato. Tanto fa caldo. Non ce la faccio più. Lo so, anche qui fa caldo. Sì, infatti, editore, io Daniela, voglio un frigo. Daniela era preoccupata, dice, ma io ce la faccio a parlare per mezz'ora. Dani, dovrei fare la fila per infilarti, ma guarda, tra i due. Sì, sì. Dovrei sgomitare per riuscire a infilare una parola. Esatto. Allora, ancora siamo almeno un hello lo facciamo dire. Siamo ancora al secondo ospite. Sara, oggi sei in pensione. Ma ancora prima della pensione, guarda, non so quanti secoli passeranno. Siccome non ci arriverai mai in pensione, io ti direi, aiutati, che Dio ti aiuta. Riccardo Randisi continuerà con noi nella prima parte di Glitter People, che è il coordinatore del Dipartimento Jazz del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, per introdurre un concerto che ci sarà in questi giorni con ben quattro istituzioni, tra cui il Brass Group, tra cui l'Istituto Francese e l'Istituto anche tedesco. Che bello, col maestro Pensa Randisi. Che tra poi. le nazioni in guerra, la musica riesce ad unire invece Francia e Germania. I Calandra sono qui con noi, apriranno la seconda parte. Ci raggiungerà Vincenzo Belli, organizzatore di Degusti Arte 2022 al Parco Villa Filippina, e avremo anche uno scoop, un collegamento dai lavori pesanti che stanno facendo per Expo Cook. Sì, da lunedì a giovedì prossimo noi saremo lì in diretta, vi aspettiamo. Mi sono messaggiata con Sara Geraci, mi dicono che lì c'è vento, ma sono a casa mia, non c'era vento. Vabbè, sempre Palermo, comunque dico, non è volata una foglia che miglia, non voglia. Io direi un brano e poi la nostra ospite. Ci cuociamo l'ospite, che si sta rilassando troppo, ora dobbiamo mettere arte, in barra. Arte, cultura, bellezza, terra, mare. Chiudi la porta, se no scappa, Ricky. Siamo sempre su Facebook. Daniela, vuoi allora salutare qualcuno? Facciamo le brave. È stata inaugurata a Palazzo Riso la mostra personale Divenendo Terra e Mare, personaggi dell'anima. Si tratta di dipinti realizzati con la tecnica olio su terra, che ripercorrono i suoi tanti viaggi e rappresentano natura, etnie, diversità nel mondo. Una donna artista, quando hai cominciato? Ho cominciato da bambina, sempre da ragazzina, sempre vicino io. Fin da bambina disegno, scarabocchio, creo. Cosa e chi disegnavi? Aspetta, cerchiamo di... Sara, Candy è un personaggio dei manga, sì, che è stato negli anni 80-90 trasportato nei cartoni animati. E poi è diventata il brand di una lavatrice, Candy. No, amore, no, non lo dire più. È andato in onda su Bim Bum Bam, la trovi nei libri Ci sono arrivata a questo. C'era io anche purtroppo con lei. Il cartone animato. Bim Bum Bam e Candy Candy. Io purtroppo con lei. C'era anche un cartone animato con i poliziotti. Perché è iniziata Licia Colò con Bim Bum Bam. Che poi ho continuato a seguire nei suoi viaggi. Non ci mettiamo nei dettagli. A me va bene. A lui. Ma lui ne sta e dici, amore mio, ancora va svezzato. Il lattuccio ti si fredda, figlia del lattuccio. Io non bevo più il latte. Io non l'ho mai bevuto.
Allora, parliamo di te. Quindi hai iniziato da piccola a disegnare? Da piccola sì, a disegnare, dipingere, scarabocchiare, insomma così. È una predisposizione ovviamente che nasce con me. È quindi una... già arte astratta con gli scarabocchi. Sì, sì, astratta e sintesi di idee. Certo. Pian piano, poi crescendo, ovviamente poi ho fatto degli studi, ho fatto l'accademia, vari corsi e sono arrivata insomma a questo lungo percorso. Io scrivo, la mia malattia per la scrittura si è manifestata pure da piccola. Tutte le volte mia sorella mi faceva arrabbiare o scrivevo un testamento o scrivevo qualche cosa sul diario. Tua sorella ti faceva arrabbiare e tu le dedicavi quadri, cattiva, disegni, ti rubavi i colori, eravate due sorelle sante, dubito. No, due sorelle sante non lo siamo mai state, siamo molto simili per certi versi, a volte litighiamo, però ci vogliamo. Piccola parentesi, Gabriella Gargano scrive, buongiorno, ciao, sono molto contenta, muy feliz. Ah, è mia sorella. È mia sorella. Faceva ridere. Maria Felice va da là, complimenti, complimenti, complimenti. Ciao Mari! Fabrizio Brugnoli, bentrovati, buongiorno, ciao. Anche a Riccardo Randisi che ci segue già. Giovanni Giancola, Maurizio, Roberto e Sandro. Entriamo in radio. Gail alle 11.25 venerdì 6 maggio 2022 con Daniela Gargano e la bellezza, la bravura, i saluti che arrivano dagli amici, da tua sorella, visto, salutiamo visto, tutti visto che sono... salutiamo Maurizio Tuminia che è con noi e poi facciamo un altro po' di social corner che non sono tu chi vuoi amici. Salutare Daniela? Giovanni io... Giancola, ciao Giovanni, Riccardo Randisi l'hai salutato, Fabrizio Bignone, già l'hai fatto, io mi sono distratta. C'è qualquadra che non cosa. Roberto Agostinello. Vabbè, li saluto pure io, non ho capito. Sei solo tu qua la padrona di casa. Io volevo salutare invece tutti quelli che sono intervenuti alla mia inaugurazione, all'inaugurazione della mia mostra. Sono stati tantissimi. Inaspettato questo successo, oddio, un po' me l'aspettavo, però sono felice. Inaspettatamente aspettato. Allora, le opere in mostra sono 23. Sono 23 dipinti. Questo è il catalogo della mostra, che è lì per chi vorrà venire a salutarmi, a vedere i miei dipinti. Questo è il catalogo della mostra. Catalogo 97-2022. E però chiaramente anche le foto. Questa è la monografia. Questo è il catalogo che è gratuito per tutti i visitatori. Questo è un libro che raccoglie un po' la mia storia da artista, da pittrice. La tua storia tra le dita. La mia storia tra i fogli, tra le pagine. E tra i pennelli. Parlo di me, è un racconto a ritroso, ci sono chiaramente i dipinti che vedrete, che sono attualmente in mostra a Palazzo Rizzo. Questa palazzina mi dice quattro qualcosa. Quattro pizzi all'Arenella. È una, che bello. Sono paesaggi, stiamo vedendo le foto, ok. Sono paesaggi sia nostrani, sia siciliani, che dal mondo. Mi piace raccontare in pittura la bellezza e porla agli occhi dell'osservatore. Io considero il dipinto come se fosse un abbattimento ideale della parete. Che bello. Ricordiamo il titolo. Divenendo terra e mare, esatto. Paesaggi dell'anima. Divenendo terra e mare, un viaggio chiamato vita è il titolo della monografia che stavo appunto raccontando. Inizia con i dipinti in mostra a Palazzo Rizzo e poi c'è un percorso a ritroso di una serie di una selezione di miei lavori a partire dal 1997, data in cui feci la mia prima mostra in Germania a Heidelberg. Wow. È una bellissima esperienza che non dimenticherò mai, che mi ha dato poi il via insomma alle varie mostre sia collettive che personali. È tutto comunque documentato e ci sono varie note critiche di Luigi Biondo, Alberto Samonà, Danilo Maniscalco, Colori di Libertà, La Strada del Bello. Sì, varie note critiche, interventi sia di critici, storici, scrittori. Ringrazio Ilaria Satta, se mi vedrà insomma, una bravissima scrittrice italo-spagnola con la quale abbiamo collaborato in maniera spontanea, istintiva, bellissima, quasi naturale, nonostante non abbiamo mai avuto la possibilità di conoscerci personalmente. Ormai succede, bello. Covid sì. In maniera virtuale, però è sempre una conoscenza. Sì, ha fatto intervento che è inserito anche in questa monografia. Nell'ultima parte, che non è meno importante per me, ci sono delle immagini di miei viaggi. Vedi la sorella. Altro contatto mio. Sì, grazie, farò presto una mostra in Spagna, muoviti, organizza. Wow, che bello. Definita la tua arte gentile, raffinata.
Sì, molti la percepiscono così, perché in realtà credo che sia così. È anche spero vera, che direi, arrivi, fondamentalmente. Spero che insomma arrivi anche questo. Gentile e raffinata, a me interessa comunque trasferire delle sensazioni di serenità, equilibrio, ordine, armonia. L'armonia, sia grazie all'utilizzo dei colori che alle prospettive che alla luce. Lavoro molto sugli effetti di luce. E quindi stavo andando a ritroso, quindi i primi tuoi esperimenti sono su con pennarello su carta, immagino. Ma anche con acquerelli. E i soggetti da subito quali sono stati? Ma chiaramente dei cartoni animati, scopiazzavo ovviamente. I volti. Lady Oscar. Lady Oscar, che meraviglia. Il tutorial su Lady Oscar te lo faccio la prossima volta. No, la canzone. Lady Oscar. Lady Oscar, questo personaggio un po' ambiguo, questa donna molto, un po' mascolina, molto aggressiva. Che ci ha fatto soffrire per vederla in abito, forse è successo una volta in tutto il cartone animato. La preferivo comunque con la divisa. Vero, no? Sicuramente. Ma io ancora mi sogno gli abiti di Candy al ballo, quello di carnevale. Quello di Candy? Sì. Terence, sì, un personaggio, insomma, è la presto, è la mia. Il primo amore, e quindi disegnavo questo personaggio. Ho ancora qualcosa appesa da qualche parte in casa, dai miei genitori, o in campagna, in campagna, qualcosa è rimasto. E pubblicità e poi continuiamo. Io mi faccio sempre i fatti degli ospiti. Restate con noi. Radio In. Che ne pensi stasera di andare da Shalai? Non vedo l'ora. Sei pazzesca, mi leggi sempre nel pensiero. È una semplice passeggiata, ma ne vale proprio la pena, specialmente se ami cenare a base di pesce e frutti di mare. Shalai Ristorante Pizzeria, ideale per i vostri banchetti, vi aspetta anche per un gustoso aperifish all'uscita dello svincolo autostradale A29 per Terrasini. Per saperne di più, ristorante-shalai.com. Vi assicuro che sarà una gustosa sorpresa. Sai quei dove assaggi e provi, sperimenti e scegli? Dove l'oste ti accoglie con chiacchiere, bocconcini e musica? Dove non devi fidarti dell'esperto, perché l'esperto è il tuo palato? Dove provi per credere e gira che ti faccio gustare? E guarda, però con questo vino devi sentire questo formaggio? Esiste? Adesso sì! Retrobottega di Prezzemolo e Vitale, un enoluogo tutto per te, a Palermo in via La Farina 14. L'immobiliare che mancava. Spesa ha dato vita ad uno spazio dedicato alla gastronomia, che prevede ogni giorno la preparazione di deliziosi piatti freschi e specialità locali. Da sfizi e delizie, pane fresco a qualsiasi ora. E poi la salumeria e un'eccellente macelleria con sfiziose di carne gustose e veloci. E ancora la rosticceria, la gelateria e un angolo dedicato ai dolci e alle torte. Sfizi e delizie vi accoglierà con cordialità in via Imera 81 a Palermo. E vi fornirà, se vi occorre, un rapido e puntuale servizio a domicilio, anche ordinando online nel sito sfiziedeliziepalermo.com. Don Nino non è un semplice bar-ristorante, ma un'esperienza da vivere con tutti e cinque i sensi, che ti fanno scoprire come si può mangiare bene e sano senza rinunciare mai al gusto. Don Nino è pronto per stupirvi dalla colazione la mattina alla formula buffet del pranzo o con un gelato a tutte le ore. Don Nino Total Food vi aspetta a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. Radio In. La voce della tua città. Come sorridere, come bere un sorso da...
back nel frattempo in radio e lo dico in bagno a mezzanotte, ma noi in studio cosa abbiamo fatto, amici? Oggi Mirko Ufo Valenti fa il compleanno e si è fatto fare niente di meno che la cantata di meno che... dal vivo dai Calandra e Calandra. Calandra, e per me no, che l'ho fatto l'altro giorno. Infatti, lo sanno tutti, dovevi invitarli settimana scorsa e io gliel'avevo detto, loro non volevano venire, non volevano no perché ci avevano, ma oggi hanno recuperato in più con poche ore, pochissime ore di sonno, hanno terminato alle 3:30 del loro live e sono venuti in studio con tutto lo scecco. Esatto, e con le chitarre, chiaramente, le loro voci pimpanti. Dice che cosa dobbiamo portare? Le chitarre, noi possiamo venire. Porta la gola. Allora, stavamo guardando, regia, invece di mangiare la torta, stavamo guardando delle foto. Mi piacerebbe commentarle dal vivo. E dai, non fare la faccia brutta, Ricky. Se non è pizza, è una cake. Ma veramente mangia sempre. Always. Non vedo l'ora, ti fai la zita che ti dice, sei ingrassata, devi cadere. Ce l'ha, però la zita non lo vede la mattina, quindi sfortuna nostra. Daniela Gargano. Voglio sapere se tu dai titoli ai tuoi quadri. Ma i miei titoli sono molto semplici, anche esplicativi. In guarda realtà, le foto, sì, nel frattempo è in diretta con i nostri amici. Questa è Fakarawa. Che bella, meravigliosa. Il tempio di Castore e Polluce, semplicemente. No, no, i titoli particolari. Dimmi, no, anche quando, dove? Questo è Selinunte, tempio C, il tempio di... il parco archeologico di Selinunte, come dicevo, sono questa è Sara e quella sono io sopra pappagalle. Questo, che bello, è questo. La foresta pluviale, sono, ecco, questa è bellissima, ci possiamo fermare un attimo qui, troverai un mix tra foto e quadri. Perfetto, sì, questa è una signora, una donna nepalese che ho conosciuto e che ho fotografato, infatti se vedete lì con attenzione vedete le mie dita, l'ombra delle mie dita col cellulare che ho personalmente fotografato e che poi ho riprodotto in un dipinto che troverete appunto a Palazzo Riso. Sì, è stata un'esperienza che chiaramente non è semplice da raccontare in poche parole, con le difficoltà del linguaggio c'è stata però possibilità di comunicare attraverso gesti e sguardi. Mi ha raccontato, abbiamo parlato un po' della sua vita, del modo di vivere, delle sue esperienze. Lo diciamo in radio 5 secondi. Ok. Bagno mezzanotte, lo di 11:36, sempre qui Glitter People Radio In con Daniela Gargano, raccontiamo la tua arte, che sono i tuoi quadri. Noi comunque praticamente viaggi, ci stiamo la godendo vita. La mostra che c'è a Palazzo Riso fino al 29 maggio, ce la stiamo godendo qui dal vivo con l'autrice. La trasferita proprio a Radio In. Che ci sta commentando le foto dei quadri e anche dell'ispirazione, perché quasi tutti questi quadri, se non tutti, sono tratti da impressioni di viaggio. Sì, da foto da me scattate durante i miei viaggi, poi tornando a casa faccio una sintesi appunto di ricordi e immagini che ho fotografato. La domanda a questo punto è, ma tutti questi viaggi quando li fai? Li faccio quando piacere, puoi, non per lavoro. No, faccio per piacere. Anche quando in questi due anni hai avuto no, in questi due anni ho lavorato. Ho lavorato di più, ho dipinto di più, per forza di cose non è stato possibile viaggiare, quindi mi sono dedicata anima e corpo proprio alla realizzazione di alcuni dipinti, in quanto avevo un progetto di realizzare una personale. Quindi questo periodo pandemico in realtà poi mi ha dato la possibilità di fermarmi e di dedicarmi agli ultimi dipinti che avevo magari messo un po' da parte per poi concretizzare questo mio sogno. Come funziona? Inizi una tela e poi finisce l'ispirazione, la lasci? Allora, guarda, tela se la tira il quadro? Sì, se la tira anche. Allora, la gestazione è particolare, in realtà non è sempre uguale, se non è una commissione, che è più semplice ovviamente, sai già cosa vuole il cliente, quindi sai già lo riproduci, cosa fare, lo riproduci, è fatta. Se è qualcosa per lo... generalmente io preferisco chiaramente dipingere ciò che sento di dipingere, ciò che preferisco è che segue il mio percorso, lì la gestazione intanto parte dalla mente, dalla testa, da un'immaginazione. Capita anche di stare ore davanti la tela bianca e dipingerla con gli occhi, con lo sguardo, creare una composizione immaginaria, poi fare altro, staccarmi, tornarci il giorno dopo, guardarla, finché poi arriva lo step successivo. Inizio a disegnarla, inizio a disegnare, che io inizio col disegno, come si faceva una volta,
E inizio col disegno, faccio, sistemo un po', creo la composizione e poi inizio con la pittura. Hai dei rituali? Non so, una candela, un bicchiere di vino? Silenzio, assolutamente silenzio. Io vivo, chi ha avuto la possibilità insomma di venire a casa da me, nel mio casa studio, vivo in una casa giardino in cui il dentro e il fuori sono la stessa cosa. Il mio rituale, ho bisogno di vedere il verde, lo spazio, la luce. Quindi la mattina, pomeriggio, sera? La mattina è con la luce, perché col mio tipo di pittura, che è molto realistica, ho bisogno di una luce naturale per poter raggiungere quella tonalità di colore che sia più possibile rispondente al reale. Non sono mai scuri, infatti, sono come se fossero sempre fatti la mattina. Sì, ma giorno. Io lavoro molto sull'effetto di luce, è proprio quello che mi interessa rendere, sia perché proprio mi dà sensazione di libertà, di apertura, di leggerezza, e credo e spero, e ho notato anche che arriva in realtà, l'ho notato durante le visite a Palazzo Riso, la gente che ha molto apprezzato proprio questi scorci di luce e di prospettiva. Anche le mie prospettive non sono a caso, scelte a caso la composizione, io scelgo una prospettiva che dia la sensazione all'osservatore di essere lì, a un passo dalla scena, in modo che basta un balzo, un salto ed entri dentro. E sono finestre. Tutte delle prospettive, finestre sul mondo, sì. Sono tutte delle prospettive scelte apposta affinché ci sia una continuazione tra chi osserva e la scena. Appunto, finestre che abbattono idealmente le pareti. Hai seguito gli studi o hai scelto un percorso diverso e ti sei dedicata da autodidatta a questo? Io ho iniziato da autodidatta, poi ho fatto un percorso di studi, chiaramente, come dicevo poco fa, ho fatto l'Accademia di Belle Arti, ecco. E tanti corsi comunque affiancandomi a bravissimi pittori del panorama artistico palermitano. Ed oggi sono paesaggi dell'anima quelli e sono i miei paesaggi dell'anima, sì, perché insomma alla fine racconto un po' me stessa attraverso queste immagini. Prima di salutarci, ricordando intanto dove ti troviamo sui social e che rapporto hai con i social anche, e dando di nuovo l'appuntamento alla mostra, volevo sapere se c'è qualcuno che devi ringraziare per questa mostra. È la tua prima? No, non è la mia prima mostra, è sicuramente la mia prima mostra personale all'interno di un museo di questo livello, insomma, all'interno del museo del Palazzo Riso. È una buona vetrina, una bellissima esperienza. Sono tante le persone che voglio ringraziare, però non vorrei fare un elenco di nomi. Tante persone hanno collaborato e hanno creduto in me, quindi volevo ringraziare insomma il professore Tommaso Romano, che dovrebbe essere il nostro ospite quanto prima, spero, io lo conosco da qualche annetto. Ritornando alla monografia, è stata curata da me e da lui, professore Tommaso Romano, infatti è Edizioni Thule. Volevo ringraziare il direttore del museo, che non smetterò mai di ringraziarlo, persona splendida, squisita, disponibile, Luigi Biondo, e tutti coloro insomma che hanno preso la possibile la realizzazione di questa. Allora lo ricordiamo, la foresteria? Alla foresteria di Palazzo Belmonteriso, in Corso Vittorio Emanuele. Di fronte Piazza Bologna. Ecco. Di fronte Piazza Bologna. E noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi ad aprire questa prima ora. Grazie a voi per questo momento. E complimenti per la tua arte. Resta se vuoi con noi mentre facciamo un'incursione nel mondo della musica. Con Riccardo Arandisi, dopo là che c'è? Sempre la musica, sempre lei protagonista, è The Weeknd con Sacrifice. Sai che l'altra volta mi sei mancata, che non sapevo quando dovevo dare la musica. Lui faceva la faccia brutta. Allora facciamo brutta. Un pochino di cappello. Cappello, tanto di cappello con... Riccardo. Ma Riccardo è in collegamento? Sì, è in collegamento. Okay. Abbiamo finito perché ho dimenticato un ringraziamento importante. Noi sì, sempre qua. Su Facebook, approfittane subito prima del prossimo collegamento. Anche senza cuffie, tanto ci sentono ugualmente. Vai. E tanto lo unite poi, no? No, siamo sempre in diretta. Scorre. Anche in questo momento. Scorre e corre.
Sì, siamo in... Non hai bisogno della cuffia. Non hai bisogno della cuffia. Possiamo poi dire quello che volevi dire. Niente, no, volevo semplicemente ringraziare anche l'Assemblea Regionale Siciliana che mi ha dato il patrocinio e l'assessorato ai beni culturali. E noi adesso andiamo con Riccardo Randisi, che è il coordinatore del Dipartimento Jazz del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, a parlare di un'iniziativa che vede più soggetti insieme. Lo spettacolo Symphonic Tales Palermo mette insieme quattro istituzioni per un viaggio musicale: l'Istituto Francese, il Getty Institute, il Conservatorio Scarlatti e la Fondazione The Brass Group. Yes. 11 maggio alle 21 al Real Teatro Santa Cecilia, ingresso libero sino ad esaurimento posti. Che cosa sono questi Symphonic Tales? Lo chiediamo a Riccardo Randisi. Maestro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutte. Eccoci. Che bello vedervi. Ben trovata Glitter People. Con te parliamo un po' di musica. Siamo stati in giro un po' per il mondo con dei quadri. Adesso tu ci riporti con le note, insomma. Ma possiamo chiamare Kate Walker? Scusate. Certo. Ecco. Kate, ciao, Walker. Kate. Sta bene. Non è lì con te, facciamo questa carrambata, no? Secondo me mi sta seguendo. Ciao Kate. Ciao Kate, incredibile. Mi ha fatto il caffè stamattina e mi ha buttato giù dal letto per la stanchezza di questo Symphonic Tales. È un progetto molto bello perché sono quattro musicisti belgi di incredibile bravura che vengono qua appunto montare questo spettacolo. Accompagnati da 13 studenti del conservatorio, quindi sarà un quartetto jazz più una piccola orchestra sinfonica con archi, oboe, flauto e direzione d'orchestra. Verrà pure una direttrice belga, penso che l'attendiamo domani. In tutto questo ci sono anche inseriti dei workshop tenuti da spero di pronunciarlo bene, Semi Tebolt. No. Entriamo in radio, aspetta. Sì, entriamo in radio 10 secondi, sta terminando il brano. The Weeknd con Sacrifice, ancora musica protagonista di questa prima parte con il maestro Riccardo Randisi. Dicevo, Riccardo, nel presentarti prima, che in un momento purtroppo in cui le nazioni sono in guerra con un festival musicale, voi riuscite a unire Francia e Germania insieme, vabbè, al The Brass Group e al Conservatorio Scarlatti. Francia, Germania, Belgio e Sicilia. Che bello. Perché praticamente c'è l'Istituto Francese, il Getty Institute di Palermo, i musicisti belgi, il Conservatorio di Palermo e il Brass Group. Infatti io in questo momento sono nella chiesa dello Spasimo, perché nel ridotto dello Spasimo c'è in corso in questo momento la prima masterclass tenuta da Semi Tebolt, rivolta agli allievi del Dipartimento Jazz del Conservatorio. Ci sarà un incontro domani, pure un'altra masterclass che si parlerà della composizione nel jazz, quindi una cosa molto 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 interessante, perché ricordiamolo che il jazz ha, a differenza delle altre musiche, come lo definiva Bill Evans, è una composizione estemporanea, cioè c'è una, come il canovaccio nella commedia dell'arte di tanti secoli fa, c'è un canovaccio da seguire, ma dopodiché c'è un'improvvisazione, cioè una composizione estemporanea. E per gli studenti del dipartimento questo è un ulteriore insegnamento che viene da musicisti. Riccardo, come Glitter People, io ci provo a scrivere tutto, poi però saltano sempre i tavoli. Ma gli strumenti non li abbiamo ricordati, chiaramente gli artisti da tutto il mondo, però gli strumenti è sempre importante. Esatto, gli strumenti sono il quartetto jazz formato da sax tenore, contrabbasso, batteria e pianoforte. Poi ci saranno 5 violini, un flauto, un clarinetto, un oboe, una tuba, una tromba. Se sono arrivato a 12, che bello, diciamo, che roba. appunto. Fino ad esaurimento posti, ma mi sa che già siamo a buon punto, no? Sì, già siamo a buon punto. È stato un po' complesso organizzare il tutto. Ho scritto 30 volte il programma, perché quella cosa si poteva fare lì, quell'altra no, quell'altra no. Semi aveva delle esigenze particolari di provare più volte
quindi cercare di fare tutto. Ho fatto anche, ho imitato la vostra ospite precedente, ho fatto anche il pittore, ho dovuto disegnare un palco con le impostazioni, qua ci va il pianoforte, qua ci va la batteria, qua ci va il contrabbasso, qua ci va il sassofono, i violini li mettiamo là, quelli li mettiamo là, recuperare i microfoni, recuperare i leggi, fare come si dicono la line up, la backline, multitasking. Io pure ogni tanto quando un po' mi sfruttano negli uffici stampa dico: i vetri tutto a posto? Posso dare una pulita? Sì, ecco. E poi alla fine, ieri pomeriggio, torno a casa, magari detto, in questo fine settimana un po' mi riposo, squilla il telefono, praticamente Bria Schoenberg, Schoenberg, che è l'artista canadese, trombettista, cantante, che stasera si esibirà a Santa Cecilia, ha lasciato in Canada il pianista ammalato di Covid. Bene. E allora praticamente chiama Jamison Ross, che è il batterista soul che ha cantato con l'orchestra jazz siciliana la scorsa settimana, e fa, dice: sono senza pianista, che faccio? E lui dall'America le dice: tranquilla, chiama Riccardo Arrandisi che segna una botte di ferro. Quindi io stasera e domani sera sono a Santa Cecilia. Ah, ecco. Va, grande. E allora ricordiamo, chiudiamo 11 salutandoci maggio. L'appuntamento 11 maggio alle ore 21, Real Teatro Santa ingresso Cecilia. Libero. Come si ingresso fa? Ingresso gratuito fino all'esaurimento posto. Cioè, esatto. Non c'è prenotazione, chi prima arriva meglio alloggia. No. Ecco, come il famoso detto. Esatto. Ore 21 appunto al Real Teatro Santa Cecilia, e chi vogliamo salutare e ringraziare prima? Intanto Rosalina Fo, un bacio sempre per ciao, tutte le belle notizie. Salutatemi la worker quando la vedete. Kisses. ciao ragazzi, buona giornata. A presto. A tra poco. I consigli di Radio In. Non è un semplice bar-ristorante, ma un'esperienza da vivere con tutti e cinque i sensi, che ti fanno scoprire come si può mangiare bene e sano senza rinunciare mai al gusto. Donnino è pronto per stupirvi dalla colazione la mattina alla formula buffet del pranzo o con un gelato a tutte le ore. Donnino Total Food vi aspetta a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. Un PC portatile per lo smart working? O un robot da cucina a mille usi? Una splendida TV 4K? O un frigorifero più grande? Un nuovo smartphone? O una bicicletta elettrica? Vorresti ciò di cui hai bisogno ma il tuo budget non basta? Semplice, vendi il tuo oro e risolvi il problema con Affari in Oro. Non rimandare più i tuoi desideri. Corri in uno degli 8 punti vendita di Affari in Oro e trasforma subito il tuo oro in contante. Quotalo, vendilo e regalati un desiderio. Semplice, no? Ciao gelato, la dolcezza a casa tua tutte le volte che vorrai. Dal 9 al 12 maggio al centro fieristico Giotto di Palermo, Expo Cook, la più importante fiera del meridione dedicata al mondo del food, della ristorazione e dell'hotellerie. 20.000 metri quadri di area espositiva, di attrezzature, arredamento food, ristorazione and beverage, abbigliamento professionale, software, consulenza e servizi per la ristorazione. La nuova edizione di Expo Cook sarà ancora più grande, con oltre 200 aziende espositrici, 100 cooking show con i grandi chef nazionali ed internazionali e
ospiti provenienti da tutto il mondo. Dal 9 al 12 maggio non prendere impegni per non perderti l'evento più cook dell'anno. Tutte le info su expocook.org. Radio In, media partner, seguirà l'evento in diretta. Vi aspettiamo. Radio In, la voce della tua città. Siamo tornate e vedevo la pubblicità di Expo Cook. Chissà se riusciamo a fare il collegamento con i nostri amici che stanno facendo i manovali, perché anche i direttori artisti ci fanno i manovali. Io ho sentito ieri Fabio e praticamente correva così il telefono sotto il mento. Mi ha mandato una foto di montaggio di cantiere, ma nel frattempo tu sei giudice e secondo me il tuo posto è super il tuo è il più bello. Il tuo è meritato. Il tuo è meritato. Io devo mangiare di questo sera, lo dico. Perché tu hai competenze comunicative e culinarie, anche se non mangi la lancenia. Vabbè, perché siamo amiche, quindi vabbè, la raccomando io. Grazie, ecco. Grazie. Vabbè, mi dovrebbe sentito, ripassare ragazzi, per sciogliere, non so, come si può dire, l'incantesimo di 2 anni fa. Claudio Giuè, e sblocchiamo l'incantesimo. Bel ragazzo, peraltro. Prosi di sciogliere, mi sono informata sulla criolisi... Criolipolisi. Criolipolisi. Cose ghiacciate. Sì, 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 invece sì, di ammazzarsi in palestra. Che io vedo quella Alicia che ogni mattina è in palestra, che mi butta con i cani. Ma allora, lei ha un fisico, vabbè dai. Sì, ma quanto ci mette? Io dormo. Troppo tempo. Poi mi faccio infilare in un freezer e risalviamo e vado scolpitina al mare. Tu che eri preoccupata? Sempre no. Lei, Daniela Gargano, ci salutiamo. Ti sei divertita? Moltissimo, siete state fantastiche, delle padrone mondo di ciao casa meravigliose. E noi vi diamo appuntamento tutti al Museo Belmonte Riso per vedere la mostra Divenendo Terra e Mare fino al paesaggi 29 dell'anima, dell'anima fino al 29 maggio. Vi aspetto, grazie per chi c'è già stato e aspetto tutti gli altri. Grazie, bello. Ciao. Selfie subito. Ci vediamo nella seconda parte con i Calandra e Calandra già in studio. Vieni, selfie. Posso venire? Io ti do certo fastidio. Parlavo con la strega. Veramente tu hai pure un... Guarda quanto spazio hai. Zitta. Non la vuoi fare verticale? No. Dai, una verticale. Perché ci siamo leggermente spostate al centro. E allora mettiamoci dove dici tu. Mi piace. No, non è venuta perfettamente. Grazie Daniela, ci salutiamo qui su Facebook davanti a tutti. E tu sei artista, noi siamo artiste, ma di quelle pazze proprio, di fuori di testa. Ciao. Arrivano gli altri ospiti, sono già pronti con la colonna sonora che hanno cantato a Mirko Ufo, Ufonico Valenti. Ma quanto mi sono vestita elegante oggi per questo venerdì. Come se presentassi una puntata di Sanremo. Vabbè, amica, vieni su, chiamiamola per ritornare in diretta. Nidia, vieni. Ciao, carissima. Ciao. 20, 10. 10. Ora. Ci avviciniamo al notiziario a cavallo, o meglio, sull'asinello dei Calandra e Calandra. Li introduciamo e poi notiziario. Ero sul pezzo di Megan Thee Stallion e Dua Lipa, Sweet Spy. Abbiamo salutato Daniela Gargano, abbiamo parlato d'arte, di cultura, di paesaggi, di colori. E continueremo a cavallo tra la prima e la seconda, anzi in realtà dalla seconda, con la musica. Con la musica e con i Calandra dal vivo, con le loro meravigliose chitarre. Zan. Parleremo del nuovo video e nell'ultima parte di Glitter People invece ti porto a degustiarte. E si mangerà, si divinamente, gusta. Si gusterà, penso vino. Me gusta. Con noi ci saranno Vincenzo Bellia che è l'organizzatore e Flavio Sant'Angelo che è il presentatore qui in studio. Mi sembra tutto perfetto, sempre all'interno della nostra diretta pagina Facebook Radio In, se potete raggiungeteci, oppure tramite sito, app, DAB ed FM 102. A tra poco, notizie del giorno.
Gratteri. Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, l'informativa è stata secretata e trasmessa ai servizi italiani. Gratteri, mercoledì scorso, è stato bocciato dal CSM per la nomina a procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo. Sono 3,2 milioni i lavoratori irregolari e gli operatori abusivi del sommerso, che vale 202,9 miliardi, e sono 709.959 le aziende italiane maggiormente esposte alla concorrenza sleale ad opera di un milione di operatori abusivi che si spacciano per imprenditori. Queste le stime del Centro Studi di Confartigianato, che lancia oggi una campagna nazionale di informazione contro l'abusivismo. Il presidente Marco Granelli chiede tolleranza zero per un fenomeno che sottrae lavoro e reddito ai piccoli imprenditori e risorse finanziarie allo Stato. In chiusura, i dati Istat a marzo, le vendite al dettaglio segnano uno 0,5% in meno in valore e meno 0,6% in volume rispetto a febbraio. L'istituto sottolinea però come su base annua le vendite registrino un più 5,6% in valore e più 2,5% in volume. Aumentano le vendite dei non alimentari. Su base annua il valore delle vendite sale nella grande distribuzione e nelle imprese di piccole dimensioni, mentre si contrae nel commercio elettronico, che scende di quasi il 4%. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Eccoci su Facebook con i nostri due donne, due uomini, Glitter People, 6 maggio 2022, Sara Priolo, Milvia Verna. Hello people! Glitter People, Calandra. È Calandra. Buongiorno, è Calandra. Calandra. Noi ancora dobbiamo svegliarci. Scusate, non ho mai capito chi è Calandra e chi è Calandra. Ma neanche esatto, noi. Esatto. Ma soprattutto chi indossa la camicia a quadri. Guarda, è la t-shirt blu sotto. Stamattina senza, non ci eravamo messi d'accordo. Ma voi quando siete... l'ho visto arrivare ho detto no, sembriamo così due fratelli. So che c'è un albero da tagliare, là. Sembriamo un quanto... boscaiolo. Lascia. Quanti anni vi togliete? No, non ce li togliamo, proprio ce li mettiamo tutti quelli che abbiamo. Ma abbiamo portato... Sei sempre Jolly. La solita, ti ho detto, non si chiede l'età alle signore, smettila. L'ospite Jolly di oggi è il nostro... Ciccareddo. Ecco. Potete che si fare chiama? Tutto di noi, Comutia. A mia? Comutia si chiama. Comutia. Sara? No, Comutia. Ah, Comutia. Sì. Troppo lungo, non mi piace. Comutia, che è lungo. Comutia. Si può chiamare Glitter. Glitter. Bello. Vabbè, ma allora ci mettiamo tutta una tempesta di glitter. Sì, lo sì, secondo me sarebbe proprio perfetto. Con la vinilica. Un collare glitter. Glitter. Sì. Se vuoi lo lascio a mia figlia due minuti. No. Qui, sugli zoccoli un po' di glitter ci starebbe. No, fai la diretta, intanto condivide la diretta. Non ci vedevamo, non ci sentivamo da almeno 2 anni, ragazzi, confermate? Sì, diciamo che siamo datemelo, faccio io. Pensaci dove siamo in tilt. Siamo stati noi in apnea per 2 anni, come dire... Bel periodo. Non ci siamo fatti mancare... Bisogna ricordarlo. Non ci siamo bellissimo. Fatti mancare niente, quindi, come dire... Non voglio neanche utilizzare il termine speriamo, perché... troppo usato. E neanche ce la faremo? Voglia, no, assolutamente. Sono stati dei termini... Ce la suoneremo? Ce la canteremo? Vogliamo, però, vogliamo riprendere. Però chi vi segue sui social ha visto che durante il periodo, quello meno buio di questi 2 anni, voi avete trafficato con video, attori, amici, non amici... Ah, piuttosto! Qua dobbiamo aprire una parentesi. Apriamo. Ma la facciamo in radio, 20 in secondi. Ma una canzone proprio così per aprire la seconda ora. Mamma mia. Dot
dot, che è? Ma che tutti, abbiamo tutti fatto di male? Vabbè, però adesso si accendono un po', si riscaldano i motori, come si dice, no? Si accendono i fornelli, bruciamo tutto. Ed ecco a voi i Calandra e Calandra! Bye bye. No, hello. Hello. Glitter. Hello people glitter, ditelo. Hello people glitter. Hello people glitter. No, che cosa funziona così? Uno deve dire hello people e l'altro glitter people. Ah, ok. E io cosa dico? Hello glitter. Sì, vabbè. Hello Kitty, che c'entra Hello Kitty? Glitter. Ah, glitter. Hello people. Ce la faremo, secondo te. No. Allora, no, ci vedremo come facciamo noi, che siamo molto bravi. Vediamo. Hello people. No, però. Hai visto? No, no. Noi io devo dire Hello people e tu glitter people. Io l'ho fatto fare. Oppure ognuno si dice il suo, non me lo ricordo. Ma non era Flicco Flock che io Hello ricordo. People. Glitter people. Sì, vabbè. Ce la pronuncia pure. Ditelo meglio. Hello people. E poi? Hello glitter. Allora io Hello glitter. Io me ne vado, vi lascio soli. Hello glitter. Hello people. Visto, se siamo riusciti. People no. Glitter, vabbè, people glitter. Senso. People. Ma voi brillate. Non ce la vogliono fare perché però sai brillano. Cosa pensano? Che noi li registriamo e poi ce li mettiamo come fa slogan. Daniela, taglia, taglia. Non si taglia nulla perché siamo in diretta. Quindi tutte le malafiure sono autentiche, registrate. Allora, noi ci siamo. Gradito ritorno dei Calandra e Calandra che ci deliziano con il loro nuovi video, che poi ormai 12 minuti mi faceva notare la regia, non è più un video ma è un cortometraggio. Ma... quindi vi siete dati a una nuova carriera, quella di regia e produzione. E io apriamo questa parentesi, anche un po' polemica se vogliamo, stile Sgarbi e Mughini, ora testate per tutti. O Will Smith, no, perché oggi vanno di moda i pugni, vanno di moda le spinte. Sì, ma io li do, perché io mi ero buttata bene a fare la comparsa, anche figa, ma non c'era un sassolino, mi facevate fare, non lo so, quello con il sombrero che si metteva appoggiato alla staccionata e dormiva. Io dormo sempre, mi portavo il mio piumoncino. E ti accontentavi? Ma sì, io sono una che vive di vanità ormai. Sì, ti immagini nel Far West con il piumone, questa era proprio abbandonata l'illusione perfetta. Dei sogni, vivo di vanità. Piuttosto, ma tu hai letto le... scusate, se sì. Ogni tanto divaghiamo. Nel frattempo così una base live mentre parliamo. Fedez, sì, che così. Cosa ha detto? Che prima del tumore il suo obiettivo erano i 200 milioni di euro, penso. Sì. Adesso non gliene frega più niente. Io stavo pensando, 200 milioni di euro, che cosa dovrei fare per accocchiarli? Vendere gli organi interni miei e tuoi a sto punto. Le balle di fieno a questa domanda esistenziale. Mamma allora mia. Facciamo su questa base anche Hello People Glitter People. Sì. Non lo vogliono fare. Allora, guarda. Hello people glitter people. Cos'è Cupa questa cosa? No. Allora siamo stavolta, non ci troviamo in un palazzo antico, ma ci troviamo... Ma ci torneremo presto, perché lo anticipo. Dai. Vogliamo girare un videoclip nei palazzi storici e quindi fare un'ambientazione un po'... Vediamo dove. Sì, il Gattopardo. Un'ambientazione Gattopardo. Abbiamo scritto un brano arrangiato con l'orchestra. Veramente un valzer viennese spettacolare, quindi molto presto pensiamo di girare questo. Quindi dobbiamo invitare Milvia, certo, ma anche Sara, sì, dico, la coppia del venerdì con tutti i vestitini che ho, uno fatemelo mettere. Ma qua parliamo vestiti bello, siamo attrezzati. Okay, un po' sì, proprio di una certa okay. va bene non manca, allora, non manca a lei sicuramente, guarda. Ancora non mi sono rifatta niente, ma quello che ho lo investo in vestitini. Con l'atteggiamento così proprio con questa voce un po' minacciosa. Allora stavo dicendo, quindi non ci troviamo in un palazzo antico come l'ultimo video molto bello che abbiamo pubblicizzato qui a Glitter People, l'ultima volta ci siamo visti, ma ci troviamo in uno spaghetti western. Ma come vi è venuta? Ma io direi più un maccheroni western, visto che siamo in Sicilia, perché spaghetti western è più italiano. Ma guarda, inizialmente questo brano era nato per un carro di carnevale di Alcamo con ambientazione un po' western. Non abbiamo detto come si chiama il brano, si chiama Ammutta Ammutta. In italiano Spingi Spingi. Esatto, ma proprio questo è l'hashtag di oggi. Ammutta Ammutta. E allora da qui c'era venuta l'idea, la felice idea di girare questo videoclip ambientato appunto nel Far West. Abbiamo così parlato con il regista che salutiamo, Massimo Scalici, abbiamo parlato con alcuni nostri amici, da Ivan Fiore, Giovanni Cangelosi, i 3¼ che salutiamo, e a loro l'idea è piaciuta subito. Valentina e Fabrizio Pizzuto. Sì, perfetto. E anche perché girare un video ambientato nel Far West, diciamo che è un po' una pazzia in Sicilia, perché l'ambientazione non si presta, quindi è stato un lavoraccio.
Però in periodi di siccità. Ma ti spiego, ti racconto una curiosità. In teoria era nato prima il brano, no? Solitamente si fa il videoclip sul brano. E poi è scoppiata, diciamo, abbiamo girato il video, è scoppiata la pandemia e abbiamo montato tutto il videoclip. E per non tagliare certe scene e dare anche un senso alla storia, abbiamo visto che il montaggio, diciamo, per essere un po' capito, era di 9 minuti e mezzo. Dovevamo presentare il video il 22 gennaio, ma il nostro caro premier Draghi aveva messo lo stato di emergenza e quindi non si poteva più presentare il video. Allora ci siamo chiusi nuovamente in studio di registrazione, abbiamo chiamato l'orchestra e abbiamo registrato il brano sul videoclip girato. Quindi abbiamo lavorato da cinematografia, nel senso che solitamente nel cinema si fanno le colonne sonore sul girato. E abbiamo fatto una pazzia perché, guarda, abbiamo finito pochi giorni prima ancora di fare la presentazione, siamo stati giorni e notte là perché abbiamo registrato circa 80 strumenti, è uscita fuori una colonna sonora, sembra un po' effettivamente in ambientazione. È cinema, un omaggio a Morricone, a Sergio Leone, non volendo, però... Diciamo. Lo è stato. Noi torniamo tra pochissimo dopo un piccolo break per parliamo anche della presentazione musica, che c'è stata la settimana scorsa. Esatto, restate qui, Radio In. Non andate via. Radio In. Ciao gelato, la dolcezza a casa tua tutte le volte che vorrai. Bellissimo, la cerimonia, la festa, gli invitati, ma soprattutto i tuoi sguardi così innamorati e così compiaciuti dell'abito che avevo scelto per il nostro giorno più bello. Grazie Colette per aver contribuito alla mia gioia. Da Colette, in un elegantissimo showroom, per lei gli ultimi trend e il glamour più classico, tra cui le creazioni della Pronovias, leader mondiale. Per lui, l'imbarazzo della scelta, tra le firme Pignatelli, Privé, Andrea Versali, Thomas Pina e Luigi Bianchi. Colette Sposi, da oltre 20 anni a Palermo, in Viale Strasburgo 81. eCampus è l'università online vicina a te. Puoi scegliere tra 56 percorsi di laurea e hai lezioni, tutor ed esami, tutto online. Ora eCampus è ancora più vicina a te. Non paghi la quota di iscrizione, ma solo la tassa annuale. eCampus è anche a Palermo. Chiamalo 091 58 30 46. Se stai cercando un posto dove fare i tuoi acquisti, se non vuoi girare a lungo alla ricerca di un parcheggio, se vuoi acquistare a prezzi convenienti, scegli Centro Commerciale Guadagna, lo shopping center dedicato alla famiglia affacciato sul Parco del Loreto. Dal food all'elettronica, tanti negozi tutti insieme per darti il massimo in fatto di comodità, comfort, qualità e assortimento. A Palermo, in via Villa Grazia 77. Per saperne di più, centroguadagna.com. Centro Guadagna. La famiglia.
fanno tanti, Italia di sempre più da rap davanti, a mutta mutta, allo vicino, ma fallo solo quando arriva lo pennino, si può campare senza pensieri, senza pensieri tu puoi campare, a mutta mutta, si ci arrivesci, chi piace a tutti, l'urla se ne esci. Anzi 17 in questo momento, venerdì 6 maggio, Calandra e Calandra qui a Glitter People e a Mutta Mutta appunto Hideaway FM, ma Mutta Mutta su Facebook è qui perché io ho messo proprio con il telefonino il brano per godercelo per vedere sia il video, e c'era un che sacco bellissimo. Di amici, un sacco di persone che si sono prestate, al solito c'è la fila per fare da voi partecipare ai vostri video. Quante ore di video tra l'altro, giorni? Guarda, se ti racconto, noi siamo stati intanto 2 mesi e da giugno, cioè luglio e agosto siamo in ritiro, siamo stati chiusi dentro un ristorante che abbiamo modificato a saloon, perché l'abbiamo ricostruito tutto in MDF con un falegname, siamo stati notte e giorno là visto che eravamo in pieno lockdown, e poi siamo stati altri 3 giorni fuori per girare gli esterni. Secondo me manco i Maneskin ci mettono tutta sta cura. No, sicuramente ai Maneskin arrivano e già trovano tutto pronto, noi dobbiamo arrenderci noi. Questo. No, perché noi, guarda, a volte può sembrare una cosa per vantarsi, ma non lo è effettivamente. Ma noi curiamo, e Milvia lo sa, curiamo i casting, le location, gli abiti, il catering. Cioè, siamo un po' come il circo che tra c'è. Tra l'altro si mangia divinamente. Sì, con noi si mangia bene. Sì. Perché abbiamo un ristorante. È giusto. Io cuoto per questa cosa. Mi sembrò tipo un matrimonio quella volta quando ho giocato con loro. No, ma non lo faremo più. Un bel posto da mangiare buoni. Io e Rosy poi eravamo vestite da signore. Ma ti ricordi? Spezziamo l'incantesimo, era il 2019-18 forse. Noi avevamo una scena tipo nella seconda parte, quindi ho detto, mi sono infilata in una stanza, c'era il televisore, Rosy guardava Maria De Filippi. Uomini e donne. E io mi sono spalmata sul divano, a un certo punto arriva tutta la truppa e noi, e mi siamo sistemate. Noi li cercavamo e non c'erano, poi si lamenta che nel video non si vede, guardavano uomini e donne piuttosto che già. Oh, ma c'era la suite, il richiamo è quello del sangue. Quindi okay. Lei tiene al fatto di semplicemente fare parte in qualche modo del no, set. La prossima volta, parlando di cibo, la prossima volta comunque niente TV quando c'è niente cibo, esatto, perché esatto. Lo sai qual è stata la difficoltà? E neanche fatto vino, mi raccomando. No, assolutamente, l'abbiamo fatto mangiare così bene.
bene, che poi erano tutti abbacchiati. Eh sì, appanzonellati, per questo mi sono buttata. Non è da tutti comunque, quindi complimenti. Grazie, grazie. La bellezza di Giusy Marasà. Sì, che sì, io ho conosciuto con voi, che è stata lei Miss Mondo qualcosa, forse finalista, comunque finalista, simpatia, esatto. Di Ivan Fiore, Giovanni Cangelosi, tenerissimo sceriffo che beve il latte, Valentino e Fabrizio Pizzuto. Valentino mi sembrava quello, come si chiama quello che fa ricominciamo, Pappalardo. Io lo diciamo Valentino Pappalardo. Valentino Pappalardo c'è, la pappa non lo sappiamo. Come voi avete proprio il physique du role per fare i cosi del... Poi ci spieghi cosa vuol dire. Però dopo, quando non siamo in onda. No, dico, eravate perfetti come pistoleri. Sì. Ci siamo immedesimati. Non è stato difficile, perché ci siamo abbandonati proprio in questi 2 anni. Ma adesso cosa ci suonate di bello? Possiamo farvi... Cosa preferite? Una serenata? La serenata a me piace tantissimo. Quella mia, dedicala a me questa serenata. Abbiamo il tempo di farne e due. Poi, sì. Poi come si chiama, siciliano tipo figo? Com'è? Tipo sciamo, magari figo. Però voglio darti una notizia bella. Dimmi. In questi giorni ho pensato di pubblicare anche la versione che non abbiamo mai pubblicato di Non Vi Olura, che è completamente diversa. Quella dove c'è il mio primo piano? Dove c'è il tuo primo piano? Sai cosa fanno loro? Ti invitano, ti fanno vedere la presentazione e tu sei preata che c'è il tuo primo piano. Poi ci girano i verticchi che il primo regista si è suicidato. Non so questo se ancora è vivo. No, ma anche il secondo. Ti chiamano, dice, però il brano è diverso. E quindi io non ci sono più col primo piano. Non ti girano ti le palle. Ti facciamo questa sorpresa. Di fieno. Okay. Va bene. Allora, titolo. Di fieno perché sono quelle tonde che nel western, quelle che girano. Tutto torna. C'erano le balle che girano nel video, certo, c'erano le balle. Comunque le balle girano. Quelle che si formano in giardino da me dopo che uno spazzo dopo 2 giorni. No, ma anche adesso girano. Comunque, titolo di questo brezzo. Con te mi girano Lei lo sa. Con te mi girano sempre. Aspetta, il titolo. La fiora, la serenata come si chiama? Dimmelo all'orecchio. Si capisce, dai, che è un suggerimento. È una cosa povero Gabbiano. No. Povero Calandra. Io non mi ricordo che ho mangiato non stamattina. Non vi olura, bellissima. Notti di stidi e luna china, dormi biduzza tra li cuscina, la finiscetta a vaniduzza e io cassutta caspetto a tia. Sognolo vento che t'accarezza la tua facciuzza e la tua gizza. Sognolo sonno che t'addormisci quando lo giorno scura e finisce. Rapi sta porta chi sogno ca fora, rapi sta porta chi non vi olura. Stare con te, rapi sta porta, bidruzza mia, non vi olura, amore mio, l'ora di stare con te. Notti di stidi e meno l'inciuri e io ca fora aspetto amore in giali me brazza, ti voglio avere l'amore mio, non può mai finire. Rapi sta porta, chi sogno ca fora,
rapi sta porta chi non vi ulura, non vi ulura di stare guttia, rapi sta porta bidruzza mia, non vi ulura amore mio, l'ora di stare con te. Spero con la mia voce pessima di non avere rovinato la canzone, ma era troppo bella per non provarci. No, ma io sentivo questo falsetto sotto che era bellissimo. Comunque possiamo fare, no, possiamo dire una cosa, la possiamo dedicare a voi tutti. Assolutamente. Era il minimo, no, forse non vedevate l'ora di venire qui in studio. Forse è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Sai cosa che te li ricordi per sempre? Perché è tutto perfetto, bellissima. Uno degli altri momenti bellissimi legati ai Calandra e Calandra sono due, ma non la stessa colonna sonora. Sono due sfilate della mia adorata Rosuccia De Simone, che ieri ha fatto il compleanno. Rosuccia 27, quindi tua coetanea. Hai detto 24 forse? No, 27. Okay. Detto. E quindi sono due e sono la scalinata delle Murelle Cattive. Bellissima, sarà indimenticabile anche per noi. E anche l'ippodromo di Palermo, che con quel panorama era un posto meraviglioso, tutte le donne con i cappelli. E entrambe avevano una colonna sonora che fantastica, totalmente genere diverso, perché i Calandra ci mettono la loro voce che è molto particolare poi insieme, e anche gli accordi, persino io che sono una che di musica ne mastico poco, capisco la finezza degli accordi. Ma anche noi ne mastichiamo poco. Immagino. E si chiama, ribattezzato da me, palermitano tipo figo, invece? Siciliano tipo sciano. Vai. Mi su, mi curco su soiuso, tengo l'occhio aperto, o lo tengo chiuso, le robe in capoletto, ora che mi metto, le scarpe 9-9, tanto foro in chiovi, un corpo li capiti, mi sciavro la scidi, ma giusto li baffetti, una trovo li quasetti. Siciliano tipo sciano, senza non posso fare senza, ogni tanto mi arrabbio se mi scappa la pazienza. Siciliano tipo sciano, domenica la missa, don Vito mi confessa, perdona un peccato e accomincia a re da capo. Meravigliosi, meravigliosi. Qualche herpes mentale, come si dice? No, herpes. Blackout. No. Neanche. Lapsus. Però meglio il lapsus che l'herpes. Assolutamente. Sicuro. Dipende però, perché se sei sul non palco. Non scendiamo nel dettaglio, perché lui c'ha 16 anni, queste cose non le sa. Vabbè, ancora troppo giovane, dai. vuole quei 4 anni in più di 7. No, non avere fretta. C'hai. C'è tanto tempo ancora, dai. Per l'herpes, sì. No, per tutti. Ah, no. È vero. Quando ti fanno gli auguri si ringrazia. Ma date eventi. Abbiamo dato intanto noi. Ai miei Calandra io auguro un biennio per ripagare del precedente, poi un decennio di ospitate in tutto il mondo, perché loro sono la voce di chi vive all'estero e ha le radici siciliane. I loro 10 milioni di visualizzazioni quante sono? Cioè sono anche accumulate da chi vivendo lontano ha nostalgia, ha voglia di sentire il sangue vibrare un po' in folk. Infatti dico una nota dolente, questa noi fra il 2020 e il 2021 avevamo 3 date a Cuba, 3 in Belgio, 3 a New York, 8 in Canada, 1 in Francia, 1 in Germania, 1 a Londra. Tutto rinviato. Ma scusa, io ho una proposta un po' blasfema, non mi ascolti, la mia ex scuola. Papa Francesco sta andando da Putin. Madonna ha detto che vuole andare da Papa Francesco. Uscitevene voi pure, volete andare da Putin o da Papa Francesco? E per cantare per la pace. Assolutamente. Tu pensi, ma che questo faremo più ritorno a casa? No, ma io lo farei. I russi proprio. Io farei comunque una prova, la farei a prescindere, dico, per la pace.
ci spenderemo, ci sacrificheremo per la patria, pure per la patria. No, noi alla fine siamo in pace, anche perché noi, come dicono in tanti, questa battuta l'ho fatta più volte, mi dispiace, poi mi piace troppo, noi siamo protetti dal ponte Corleone, perché da lì non possono passare le armature. Hai ragione, ma noi abbiamo quello di Castellammare è caduto, quindi è caduto pure, guarda, siamo protetti, noi siamo ingrati perché ci proteggono, siamo in un poi posso di dire ferro. Una cosa, via Montagna hanno chiuso pure, ci stanno isolando, siamo in una ponte isolati nell'isola siamo. Però io ci vorrebbe soltanto un aereo privato. Ci sono sti cacchio di droni che possono prendere. Non usati, sai, sì, com'è andato col drone stavolta? Non ho usato bene il drone. Diciamo... Il drone l'altra volta è una malattia. No, diciamo che non abbiamo utilizzato il drone per queste riprese, quindi è filato tutto lì. Io pensavo che cercassero me questo drone, ho nascosto il telecomando. Ti troveremo. Però la prossima volta che ti troviamo è giusto che hai un bel ruolo. Cioè non ti chiamiamo per essere una compagna. Io voglio avere il ruolo della cattiva, magari. Cattiva. Questo riesce bene. Che so, se c'è un'ammazzatina, perfetto. Io lei l'ammazzo. Cioè, la vittima sacrificata. No, non lei. Ma io neanche un mi peccato presento, veramente. No, io me la immagino con la cruce. Perfetto, ho finito il programma e me ne vado. Calandri, diteci. E allora, intanto i ringraziamenti. Esatto. Sì, ringraziamo. A chi? Allora, te le dico io intanto. Ivan. Dobbiamo ringraziare nuovo. Tutti. Ma guarda che abbiamo fatto tante di quei ringraziamenti. Non ne possiamo com'è più. Com'è andata la serata? Ma... con la tua presenza è stata eccezionale. Però questa volta invitiamo lei. Spiccavano quelle sedie con scritto. Loro sono di quelli che non tengono. La mattina si sono svegliati tipo alle 6, è arrivata la foto del posto vuoto. Sì, ma c'erano i posti riservati, mi sembra Marzia, Rosy e Simone, Milvia che spiccavano, perché però c'erano 700 persone. Lei non l'abbiamo invitata. Ma quella c'è Milvia, non voglio venire. C'è COVID. Con lei ancora non bella, ma che siamo litigate? Sì, perché mi hai detto che mi vuoi uccidere. Dopo il primo videoclip. Non te lo posso dire! Dopo il primo videoclip che gireremo con lei. Perché ci teniamo, te lo diciamo in anteprima, non puoi dirci no. Allora poi cominciamo a dire. Risalteremo la sedia. Sì. Grazie. E allora, voglio sapere tutto. Dimmi, intanto, vabbè, a Mutta Mutta abbiamo detto era nata prima, sì, come idea, ed è diventato un video, e poi in programma, in cantiere. Allora, intanto lancio un appello. Per quanti ci stanno seguendo, se ci date un'ulteriore spinta, siamo vicinissime a 10.000 visualizzazioni. Ma subito, adesso quindi, condividiamo, se condividete diretta, il video, ci date una grande forza in questo momento difficile per noi artisti. Lo chiediamo anche a Maurizio Tumminia, che è il nostro mitico di artisti, i nostri amici. Stavo proprio vedendo i commenti dei nostri amici che ci seguono, e vabbè, i complimenti per voi sono sprecati, no, scontati. Perché chiaramente ovvio. Ricordiamo sempre le vostre parole per qualsiasi cosa, sì. Maurizio ha già dato chiesto l'ok, quindi ecco. Maurizio, noi vedi, siamo in artisti nostri amici, mettiamo il link di Ammutta Ammutta, questo grazie, video intanto pazzesco, fatto con tanta cura. I vestiti meravigliosi, la ricerca degli abiti, dei costumi, delle armi, dei cavalli, diciamo è stato veramente un lavoraccio, ci abbiamo impiegato un bel po' di tempo, ma siamo riusciti a chiuderlo finalmente, quindi in cantiere abbiamo altri 4 brani. Tra cui quello che ti ricordi quando abbiamo trovato le botti? Sì. La scena, eravamo in giro per vedere la location, c'era un signore che aveva in un terreno, ho fatto già slogan, 5-6 botte messe in aperta campagna, allora ci siamo fermati. Buongiorno, guarda, abbiamo bisogno di quelle botte. Vabbè, non possono dirvi no. No, caspita, subito. Subito. Diciamo i nostri videoclip poi durano tantissimo, perché quando finisce il video dobbiamo fare, se ne vanno tutti. Poi restiamo soli da consegnare. Restiamo soli. E questi video durano poi un mese in più, perché comunque amiamo particolari, amiamo. Esatto, per riportare poi tutto a posto. Però chiaramente non si può, perché sono i dettagli che fanno la differenza. Ci dobbiamo salutare con anche il nostro Sandamenta che sta condividendo. Quindi tutto il team di Glitter People, come è con dobbiamo voi dire, Ello Glitter? No! Ello People! Glitter People! Glitter People, Ello People! Zan zan! Zan zan! Zan zan! Zan, zan. Zan, zan.
Buonanotte. Ciao. Ciao. I consigli di Radio In. Expert Cascino Palermo, il più grande centro expert della città. Da Expert troverai incredibili offerte sui migliori prodotti di elettronica e di elettrodomestici e un'ampia selezione di articoli per la casa firmati Casanova. Consegne rapidi a domicilio su richiesta. Gli esperti ti aspettano in via generale di Maria 83, a due passi dalla stazione Notar Bartolo, con orario continuato da lunedì al sabato e anche la domenica. Per maggiori info consulta expertcascino.com. Ah, dimenticavo! Se non vuoi perderti le ultime promozioni, seguici sui social. Pensi stasera di andare da Shalai? Non vedo l'ora! Sei pazzesca, mi leggi sempre nel pensiero. È una semplice passeggiata, ma ne vale proprio la pena, specialmente se ami cenare a base di pesce e frutti di mare. Shalai Ristorante Pizzeria, ideale per i vostri banchetti, vi aspetta anche per un gostoso aperifish all'uscita dello svincolo autostradale A29 per Terrasini. Per saperne di più, ristorante-shalai.com. Vi assicuro che sarà una gustosa sorpresa. Ritorna dal 9 al 12 maggio al centro fieristico Giotto di Palermo Expo Cook, la più importante fiera del meridione dedicata al mondo del food, della ristorazione e dell'hotellerie. 20.000 metri quadri di area espositiva, di attrezzature, arredamento food, ristorazione and beverage, abbigliamento professionale, software, consulenza e servizi per la ristorazione. La nuova edizione di Expo Cook sarà ancora più grande, con oltre 200 aziende espositrici, 100 cooking show con i grandi chef nazionali ed internazionali ed ospiti provenienti da tutto il mondo. Dal 9 al 12 maggio non prendere impegni per non perderti l'evento più cook dell'anno. Tutte le info su expocook.org. Radio In, media partner, seguirà l'evento in diretta. Ti assaggi e provi, esperimenti e scegli. Dove l'oste ti accoglie con chiacchiere, bocconcini e musica. Dove non devi fidarti dell'esperto, perché l'esperto è il tuo palato. Dove provi per credere e gira che ti faccio gustare. E guarda, però con questo vino devi sentire questo formaggio. Esiste? Adesso sì. Retrobottega di Prezzemolo e Vitale, un enoluogo tutto per te, a Palermo in via La Farina 14. Adesso prendetevi il lusso di farli belli, perché gli infissi al System non solo vi costano la metà, ma sono anche sinonimo di bellezza, efficienza, risparmio energetico e design ricercato. Oggi non hai più scuse. Prenditi il lusso di scegliere il meglio con lo sconto del 50%. Per saperne di più vai sul sito alsystemsicilia.it e contatta il rivenditore più vicino. La street pizza di eccellenza. L'immobiliare che mancava. Ora? Così... chiamiamo gli ospiti. Tu pensi di tornare? Allora, aspetta un attimo. Ci vediamo, se no entriamo. Ah, ok. Aspetta, entriamo. Okay. Entrate, accomodatevi. Siamo su Facebook per un minuto. Ciao Sara. Ciao. Buongiorno. Come stai?
accomodatevi. Ciao, adesso noi ci sistemiamo in qualche qui? Modo, esatto. Avete condiviso la diretta, cosa fondamentale? Sì. No. Come no? Non posso. Come no? Io sì. Come non? Sì, di cosa stiamo parlando? Non posso. E adesso facciamo un viaggio nel gusto? È un mix tra arte e gusto. Esatto. E come, raccontaci questa idea, come ti è venuta, come vi è venuta in mente? Allora, The Gusti Arte nasce dall'idea di creare appunto un mix tra arte e gusto, quindi unire l'arte a quello che sono le produzioni siciliane. E Villa Filippina è stata sempre, dato che ci troviamo lì da queste parti, da quelle parti, abbiamo tanti amici lì, è stata da sempre, diciamo, un po' la location perfetta che unisce l'artigianato, oltre il cibo, oltre la musica. È anche una location artistica, se sì, pensiamo infatti. A una villa del Settecento che ha tutti gli affreschi sotto i porticati, quindi... valorizza molto Vincenzo, sì, Flavio ha una voce radiofonica, lui, ma di quelle, attenta, parla. Ciao sono Flavio tutti meglio della mia, esatto. Bisogna avere le cuffie radio. J Balvin ed Ed Sheeran, e proprio oggi esce il singolo con Ultimo ed Ed Sheeran, la prima collaborazione insieme, ma tra musica, arte e gusto soprattutto concludiamo questa ultima parte di Glitter People. 12:40 con... giriamo pagina, stiamo parlando adesso di degustarte, quindi noi mangeremo, penso, no? Vincenzo Bellia insieme al conduttore della manifestazione, so capito che, fa, che mi dice Sara avere una voce radiofonica e mi dice anche migliore della mia, ma adesso io me la imposto così. Ovvio, sono ovvio. Naturale, siamo con Vincenzo Bellia e Flavio Sant'Angelo e parliamo di un evento che si svolgerà per la seconda edizione. Voi siete dei debuttanti durante il Covid, con coraggio. Già, abbiamo avuto molto coraggio. La prima edizione è stata fatta al Teatro Bellini dal 3 al 5 dicembre, durante appunto il periodo di contingentamento di Covid. Siamo riusciti a farla, a realizzare la manifestazione, è andata veramente abbastanza bene. Stavolta ci troviamo invece al parco di Villa Filippina dal 13 al 15 maggio. Esattamente. Cibo, arte e anche workshop, spiegateci. Sì, allora, The Gusti Arte appunto nasce dall'idea di promuovere le eccellenze siciliane e anche si pone l'obiettivo di raccontare i prodotti siciliani a un pubblico di degustatori, di wine lovers, e quindi convincerli ad acquistare a chilometro zero, quindi acquistare siciliano, bere siciliano, mangiare siciliano, ma soprattutto apprezzare l'arte dei siciliani che interverranno a questo Degusti Arte, con l'obiettivo di creare anche delle connessioni tra quello che è la produzione e l'etichetta stessa, quindi fare delle versioni artistiche di un'etichetta di vino o di formaggio o altro. Ad oggi sembra anche più semplice raccontare o far amare i prodotti siciliani, c'è anche molta più conoscenza, molta più curiosità probabilmente di qualche anno, non so cosa sia successo, però io lo riscontro. Di questo siamo veramente entusiasti, infatti all'interno abbiamo inserito dei format del tutto innovativi, tipo quello Si può fare, storie di straordinario successo, racconteremo degli imprenditori siciliani che ce l'hanno fatta, e si parlerà anche di imprenditoria femminile, quindi valorizzeremo queste donne che hanno creduto nel territorio e continuano a fare impresa in Sicilia. A me piace lo spazio nonna e chef. È bellissimo. Tu con questa voce racconta. È bellissimo. Perché nonna e chef è una grande sfida, specialmente ai tempi di oggi dove tutto è fatto con velocità, tutto è fatto, mi mangio la cosa pronta, entro al bar, faccio il risotto pronto. No, la nonna è sempre la nonna. Sì, e poi il gusto delle cose della è nonna è completamente diverso. Io ormai sono candidata a fare la giuria dovunque, quindi se c'è da mangiare mi ci metto, giudico. Se ci fosse mia nonna ancora viva, farebbe una pasta al forno con l'uovo dentro, la melanzana fritta e il bicchiere di vino in pietra, assolutamente. Sì, l'idea è nata dal fatto che in quest'epoca moderna, dove sono tutti Masterchef, fanno questi piatti così complicati, abbiamo deciso di ricordare che la nonna siciliana cucinava
anche se una famiglia era composta da 6-8 persone, cucinava comunque sempre per 30 persone. Effettivamente. Imboccava. E non si stancava, o perlomeno non sembrava. Le madri, quelle che sono nonne di bambine piccole adesso, già sono confuse quando devono mettere a tavola per 6. Io non sto parlando di nessuno in particolare, no, però. Ma per caso è un'autobiografia? No, perché sono sempre io quella che sono una frecciatina. È sembrata una frecciatina. Sì, una frecciatona. Tra l'altro, mi chiedo, le donne magari di vegane o vegetariane un giorno, vi immaginate? Ma tu sai cosa è successo una volta? Sono andata al circolo dove mia madre è solita passare il suo tempo, non con mia figlia, ma lì, e quindi per una sfilata, e volevo fare un po' così di ironia, visto che mi presentano le persone, io cerco di parlare e dire qualche cosa di simpatico, e c'era una signora seduta, evidentemente, io col presidente del circolo ho detto, no, perché adesso voi nonne moderne, ma che cosa dovremmo fare? Aspettare voi a casa? Oh, rilassati, bella, cioè volevo soltanto calcolarti, va bene. Fantastico. Musica e no, il mio psicologo dice che va meglio, però. Giovanotti, I Love You Baby. In realtà non ci fermiamo mai perché siamo sempre su Facebook, non quindi ci fermiamo, parliamo un e po' di come è andato l'evento. Okay. Anche sono lui il presentatore, quindi lui il presentatore. Ci sono, leggevo 50 aziende, dov'è? Sì, sono circa 50 aziende siciliane, tutte siciliane. Cantine, comprendiamo tutto. Vitivinicole, distillerie, caseifici e altri produttori di eccellenze gastronomiche locali. L'obiettivo principale è dare spazio ai giovani imprenditori che stanno imprimendo una forte innovazione nel settore. Praticamente il messaggio è: chi si vuole ubriacare ci venga a trovare. Ma questo si ubriacherà di cose belle. Di cose belle. Il Via della Kermesse sarà allegria. Venerdì 13 maggio, nel corso della manifestazione, oltre all'esposizione e alla degustazione dei prodotti, si svolgeranno una serie di iniziative con l'obiettivo di approfondire temi legati. Ma leggo anche di spettacolo? No, lo spettacolo sarà prodotto dai workshop e dai focus che faremo. Infatti abbiamo deciso appunto di affidare la conduzione a Flavio, essendo che Flavio comunque, oltre ad essere un'ottima voce e un'ottima presenza sul palco, è anche un umorista, quindi grazie. Dovremmo ci trovare provo, una chiave sul, dalla serietà a fare un po' di humor. Infatti appunto nasce il format nonna versus chef, dove sarà la nonna che deciderà il piatto e lo chef, che è il nipote in questo caso. Ah sì? Sì. Chi sono? Avrà, chi sono? I chef ce li sta fornendo l'Istituto Euro Form, che si occupa appunto di formazione in generale, ma soprattutto anche di formazione alberghiera, e quindi ci sta dando una grande mano. Giornata dalle 16 a mezzanotte, domenica dalle 12 alle 22:30, un costo di 15 euro e comprende 15 ticket e degustazione. Esattamente. E siete su eventbrite.com. Anche, esatto. Sì, si possono acquistare i biglietti online o direttamente al botteghino da giorno 13 a Villa Filippina. Un bacio al mio amico Salvo Butera che mi ha mandato tutte queste informazioni, partner dell'iniziativa, assessorato regionale attività produttive, confartigianato, AC Sicilia, Suolo e Salute, Idimed, Slow Food, Comunità delle Botteghe, Euroform, Einaudi, Pare Italian Cigar Group, Papaya di Sicilia, Soci Ice, Atom Inc., tu non li sapevi a memoria, questo ti ho aiutato, Nun, Daniele Pizzimenti Areti, Dolomiti Ice, Centro Olimpo. Ci tenevo a sottolineare che ci saranno anche degli interventi molto divertenti da parte di alcuni personaggi che non stiamo oggi qui a nominare, ma abbastanza conosciuti sia sul web che... No, non li posso nominare, finché non ho la certezza matematica, e saranno degli interventi veramente divertenti. Parco di Villa Filippina è veramente uno spazio, allora, uno spazio che si al verde, poi si presta, dicevo, all'artigianato. È fantastico. Vedere, cibo, vedere, non mi ricordo se per il 25 o il primo maggio, che ha ospitato una scampagnata praticamente in città. Questa non la sapevo. Sì. Poi c'è ad esempio anche il Camden Market. Bello, una bella cosa. Invece di distruggere la favorita, dico, quest'anno... Quest'anno peraltro la favorita, siccome è stata distrutta il 25 aprile, il 1 maggio è stata chiusa. Infatti è stata chiusa. E c'è stata un po' di polemica, ne ho parlato con Artioli l'altra volta e dicevo, secondo voi è giusto che un'amministrazione decida di chiudere un parco che per alcuni è l'unico sfogo verde, che magari non si possono permettere la gita, non hanno i giardini privati, questo parleremo... invece che educarli. È vero questo. Di questo parleremo brava, nella prima giornata. Bravissima. Perché faremo intervenire tutti i candidati sindaco della città di Palermo, invitandoli alle ore 17. Radio. Faremo un percorso degustativo. I Love You Baby, vino, arte, musica, artigianato, mashu, cooking, tantissime cose per questa manifestazione. Ed è tutto pronto, possiamo dire, dal... Dal 13 al 15 maggio, aperto a visitatori. Dove? Il 16... Siamo a Villa Filippina, veniteci a trovare! Il 16 invece è un open day solo per il settore ristoratori, catering, hotel, quindi okay, il settore per sviluppare appunto business
con i nostri espositori. È una cosa che vorrei sottolineare: il giorno 13 abbiamo invitato tutti i candidati sindaco alle elezioni comunali amministrative di quest'anno 2022, che ancora non si sa se sono 10, 100, 1000, no scherzi, sì, una cosa sicura, 12 giugno, alcuni quelli si ritirano, insomma, si va sotto gli hammer, loro verranno alle 17, sono ospiti nostri, anche il mio portiere so che ufficialmente ha rinunciato, faranno una degustazione, dopodiché li invitiamo sul palco e estrarranno due domande che sono naturalmente al buio. Si chiama un honesty box. Queste domande sono fatte da noi in organizzazione, dal pubblico, sono chiuse appunto in alcuni biglietti, le porgeranno al giornalista che porrà la domanda e dovranno rispondere a queste due domande. Quindi chi è il giornalista? Nino Amadore, di Sole 24 Ore. No. Okay. Lui porrà appunto queste domande, loro potranno rispondere solo a queste domande, quindi non ci sarà un dibattito o un confronto per appunto per evitare eventuali situazioni scomode, però appunto le abbiamo invitati proprio tutti, quindi chi ancora non avesse risposto alla nostra email può risponderci. Fate brutta figura se non venite. Però parlavo con Vincenzo, che lui è anche quello del tattoo, guarda. Sì, infatti al momento siamo un po' sotto stress perché a 15 giorni dal Degustiarte partirà anche Palermo Tattoo Convention dal 3 al 5 giugno ai cantieri culturali della Tisa. Ah, stavolta ai cantieri culturali. Sì, finalmente abbiamo ottenuto questa location. Che è più vicina. Che a cui andiamo da tempo, da anni si può dire. Per fortuna quest'anno l'amministrazione ci ha concesso lo spazio, forse abbiamo richiesto per tempo, magari gli altri anni no. Siamo felici appunto di portare questi artisti dal mondo direttamente ai cantieri culturali. È da apprezzare, credo, anche da parte di Vincenzo stesso, che è uno degli organizzatori di queste manifestazioni. È bello vedere che i giovani a Palermo si muovono, c'è chi ha la testa sulle spalle, riesce a fare le cose concrete, belle, con la cultura del bello. Questi sono i risultati. Assolutamente sì, torniamo tra poco con l'ultimo blocco e ci dite dove possiamo trovarvi. Euroil, qualità, convenienza ed elevate prestazioni. Fai la differenza. Per il tuo rifornimento scegli Futuroil. Che aspetti? Vienici a trovare. Futuroil, a Palermo in via Cesareo 18. A Bagheria in via Papa Giovanni 23-2. A San Mauro Castelverde, strada provinciale 52, chilometro 20-950. E a Villalba Caltanissetta in via Piave 116. Sito internet futuroilsrl.com. Don Nino non è un semplice bar-ristorante, ma un'esperienza da vivere con tutti e cinque i sensi, che ti fanno scoprire come si può mangiare bene e sano senza rinunciare mai al gusto. Don Nino è pronto per stupirvi dalla colazione la mattina alla formula buffet del pranzo o con un gelato a tutte le ore. Don Nino Total Food vi aspetta a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. È stato bellissimo, la cerimonia, la festa, gli invitati, ma soprattutto i tuoi sguardi così innamorati e così compiaciuti dell'abito che avevo scelto per il nostro giorno più bello. Grazie Colette per aver contribuito alla mia gioia. Da Colette, in un elegantissimo showroom, per lei gli ultimi trend e il glamour più classico, tra cui le creazioni della Pronovias, leader mondiale. Per lui, l'imbarazzo della scelta, tra le firme Pignatelli, Privé, Andrea Versali, Thomas Pina e Luigi Bianchi. Colette Sposi, da oltre 20 anni a Palermo, in Viale Strasburgo 81. Ho deciso, da domani palestra. Però prima passa da Sport & Nutrition. Già fatto. Mi hanno consigliato i prodotti giusti per arrivare ad avere un fisico perfetto. E poi vedrai. Vedrai cosa? Sport & Nutrition, da anni leader nel settore, saprà consigliarti bene con la sua esperienza le migliori e personalizzate soluzioni. Se sei un appassionato di sport in generale o per il piacere di stare bene. Sport & Nutrition, a Palermo, in via Vincenzo Di Marco 35. Per saperne di più, sportnutritionsrl.it. Nutri il tuo benessere. Cosa preferisci? Per lo smart working? Oh.
robot da cucina a mille usi, una splendida TV 4K o un frigorifero più grande, un nuovo smartphone o una bicicletta elettrica. Vorresti ciò di cui hai bisogno ma il tuo budget non basta? Semplice, vendi il tuo oro e risolvi il problema con Affari in Oro. Non rimandare più i tuoi desideri, corri in uno degli 8 punti vendita di Affari in Oro e trasforma subito il tuo oro in contante. Quotalo, vendilo e regalati un desiderio. Semplice, no? Il viaggio dei viaggi rivive dopo 2800 anni nel cuore della Trinacria. L'Odissea, i segreti di Ulisse tra Magna Grecia e Trinacria in una mostra che racconta la storia da Troia alla terra dei Ciclopi. Una mostra mai realizzata per vivere la storia in un percorso pieno di tradizioni e cultura. Dal 9 aprile, l'Odissea a Palermo, al Palazzo Bonocore. Una mostra che racconta la storia. Acquista i biglietti su Ticket One. Radio In, radio ufficiale dell'evento. Radio In. La voce della tua città. Siamo tornati su Facebook per 2 minuti e poi ci salutiamo perché terminiamo alle 13. Quindi cosa non abbiamo detto che dobbiamo dire? Degusti? Degustiarte dal 13. No, degustiarte dal 13 al 15 maggio a Villa Filippina. Vi quindi ricordo ancora che abbiamo tempo, una settimana. Il 13 e il 14 l'ingresso è dalle 16 fino a mezzanotte, mentre la domenica apriamo le porte anche alle famiglie che verranno con i passeggini, potranno lasciare i propri figli all'animazione di Orto Capovolto. Faremo anche didattica e degustazione per i più piccoli con la frutta tropicale grazie a papaya di Sicilia. C'è la papaya, si può mangiare, sì, anche ci il mango, saranno i frutti, amo. Brava. E poi faremo anche la mungitura della pecora siciliana e quindi faremo degustare a questi bambini il latte fresco. Sì, perché molti bambini pensano che il latte venga dalla busta e quindi vorremmo dare appunto loro l'opportunità di capire. Ah, non viene dalla busta? No, non viene dalla busta. Vorremmo dare loro l'opportunità che di nascere, crescesse di fare anche e i bimbi arrivano con la cicogna, chiaramente. Sì. Perdonami, per quanto riguarda i bambini, dico, invitiamo per la domenica mattina. La domenica mattina, sì, perché apriamo a mezzogiorno e chiuderemo alle 22:30. Invece di fare la solita quindi passeggiata. Quindi cosa fare la domenica? Già abbiamo trovato Villa Filippina, porta dei vostri bimbi, i genitori potranno degustare, c'è l'animazione che si occuperà di loro. Giorno 16, vi ricordo, a tutti i ristoratori, catering, hotel e comunque operatori del settore Horeca, della GDO, che potranno venire dalle 12 alle 18, l'ingresso è completamente gratuito e saranno nostri ospiti, al fine di far riconoscere i nostri espositori e poter appunto avere l'opportunità di fare del business direttamente con i produttori, esaltando appunto. Scusa un attimo, mancano dobbiamo salutare, quindi chiamiamo subito Milvia, che è l'ultimo intervento. Non ce la fa? Non ce la fa? Ok. Va bene, allora in caso rientriamo noi. Secondo me ce la fa così mentre parliamo. Ok, va bene. Cuffie! Carry on, 12:56, chiusura. Parliamo ancora di Degusti Arte 2022 a Villa Filippina dal 13 al 15 maggio. Sì. E quindi vino, musica, per i bimbi, ma per i più grandi, degustazioni, show, l'orto. Orto Capovolto. Capovolto. E soprattutto tantissima bella gente. Ecco, infatti, fondamentale. Quindi cosa fare il prossimo fine settimana? Con il bel tempo, chiaramente. Speriamo ma di soprattutto sì. Come solitamente la domenica è un giorno strano, dici cosa vogliamo fare? Non so cosa fare, invece dalla ma venite mattina a degustare i migliori prodotti siciliani. Dal pomeriggio alla sera. La domenica da mezzogiorno alle 22:30. C'è un grande spazio per il pubblico, quindi siamo sicuramente felici di ospitare tutti e speriamo che anche le cantine o gli altri produttori rispondano bene a tutto il pubblico. Perché ricordiamo l'obiettivo è quello di promuovere sì, gli imprenditori, ma la sicilianità sì, comunque. La promozione del territorio. Dobbiamo raccontare la bellezza di quello che si produce e soprattutto la bontà, il gusto. Ma ricordiamo anche che c'è lo spazio degli artisti che oltre a fare le loro mostre si esibiranno in estemporanee faranno le loro opere, le realizzeranno su piatti di terracotta prodotti da Nino Parrucca, che salutiamo, che ci omaggia, sì, lo salutiamo, sì. Sì, ci omaggia appunto di questi piatti, che poi saranno dati in premio per il contest della migliore etichetta, non dal punto di vista qualitativo, ricordiamo sempre, ma dal punto di vista visivo, quindi del packaging. Gli artisti faranno la loro degustazione, faranno un giro e poi sceglieranno loro
chi premiare tra le etichette dei vini. Quindi anche giochi e premi. E si premieranno anche tutto. Gli show cooking, tanto lo sappiamo che vinceranno le nonne, già è scontato. E comunque saranno tre giorni ricchi e pieni di cose belle, di tante belle emozioni, quindi vi aspettiamo il 13, il 14 e il 15 maggio a Villa Filippina. Biglietti su Eventbrite e poi chiaramente gli eventi sulla locandina, le informazioni sulle vostre pagine social. Ringraziamo Riccardo Zerbo, regia, Mirko Ufo Valenti, ancora auguri! Auguri Mirko! Dai, il temporale non è arrivato, però forse sarà il giorno per il tuo compleanno. Ringraziamo Ciao Gelato, un altro nostro partner, anzi il partner più dolce che ci sia. L'appuntamento con Hello People ricomincia settimana prossima, da lunedì al venerdì, 11:13, buon weekend. Ciao a tutti! Ciao, grazie Sara. Ciao. Ciao.